In questo screencast vedremo come si comporta Git nel caso di un repository condiviso, cioè sul quale lavora più di una persona. Torniamo alla chiesa di Bob e supponiamo che Bob abbia avuto successo e abbia un nuovo adepto. Ciao, sono Tim. Tim è talmente entusiasta che vuole partecipare alla scrittura del libro. Insieme scriveremo Il il libro librone è sacro. sacro. Come prima cosa, Bob deve preparare un repository condiviso. Per semplicità, supporremo di utilizzare una cartella condivisa sul computer locale. All'interno di questa cartella occorre creare un repository speciale inizializzato con la parola chiave --bear, all'interno del quale potranno stare solo i file del nostro riferimento. Tutti questi repository standard hanno l'estensione .git. Ora Bob deve indicare al repository locale l'indirizzo del repository remoto. Si fa con l'istruzione git remote add, seguita da un nome standard che di solito è origin, seguito a sua volta dall'URL della destinazione. Si possono utilizzare diversi protocolli, noi utilizzeremo il protocollo file, seguito dal path verso la cartella che ci interessa. Possiamo anche controllare di aver fatto tutto nel modo giusto con l'istruzione git remote -v. Troveremo due URL, uno per l'invio e uno per il recupero dei dati. Ora Bob deve trasferire il contenuto del suo repository al repository remoto. Farlo abbiamo bisogno del comando git push. Esso richiede due parametri. Il primo, in questo caso origin, è il nome simbolico del repository remoto, il secondo, master, in questo caso, è il nome del branch che vedremo più avanti. Adesso tocca a Tim, deve recuperare i dati dal repository condiviso. Tim deve quindi copiare, o usando il termine proprio, clonare il repository remoto. Il comando è ovviamente git clone seguito dall'URL del repository remoto. Ecco, vediamo che i file sono stati copiati. Possiamo entrare nella cartella librone e verificare che i file sono effettivamente tutti presenti. A questo punto, Tim può iniziare a lavorare su un file nuovo. Preso dalla sua crisi mistica, Tim scriverà un sacco di sciocchezze nel nuovo file, come in questo caso, quindi lo salverà. Ora il meccanismo dovrebbe essere funzionante, quindi Tim può lavorare indipendentemente e spedire i risultati al repository di tanto in tanto, e la stessa cosa può fare Bob. Riassumendo, i risultati vengono pushati nel repository centrale e recuperati con l'istruzione pull. A questo punto il lavoro può proseguire in parallelo, sia Tim che Bob possono scrivere senza problemi. È chiaro che i nostri due adepti sono molto soddisfatti.